precedenti abbiamo parlato dell'importanza di conservare la biodiversità in foreste attivamente gestite. In particolare ci siamo concentrati sulla biodiversità saprooxilica, quella legata al legno morto. Bene, ma come possiamo farlo praticamente? Un intervento selvicolturale per la produzione di legname può temporaneamente ridurre la capacità del bosco di ospitare questi organismi, che, come abbiamo detto, rappresentano un anello fondamentale del ciclo vitale del bosco, un anello che non va spezzato. Nell'ambito della gestione forestale sostenibile, quello che si fa è proprio lavorare per garantire alla biodiversità di convivere con la gestione attiva. Non spezzare le dinamiche dell'ecosistema, ma al tempo stesso continuare a prelevare materia prima. Sembra difficile, vero? Ma non è così complicato in realtà. Una delle strategie che abbiamo è quella di creare all'interno del bosco gestito delle zone franche, come questa, dove le specie a rischio possono rifugiarsi per poi ricolonizzare l'intera foresta. Un elemento cardine in questo senso è la presenza di alberi vecchi e morti, elementi che in passato venivano spesso osteggiati a favore di boschi il più possibile giovani e puliti. Oggi si punta invece a lasciare alcuni singoli alberi ad invecchiamento indefinito e legname morto in piedi o a terra, oppure scegliere di non tagliare delle piante che conservano cavità e ferite, che spesso sono habitat molto adatti a diverse specie. Un'altra soluzione molto interessante è quella proposta dal progetto Lifespan, quella di dotare le foreste di vere e proprie isole di salvaguardia della biodiversità. Queste isole prendono il nome di SHS, siti habitat per saprooxilici. Al loro interno vengono realizzati interventi per favorire l'evoluzione del bosco verso una struttura il più simile possibile a quella delle foreste vetuste. Un esempio è la creazione di alberi morti in piedi, come questo, attraverso una tecnica chiamata circinatura. Attraverso queste isole il bosco viene reso più accogliente per insetti, uccelli, pipistrelli, funghi e altri organismi saprooxilici. Questo arcipelago di isole, distribuito nel mare della foresta gestita attivamente, costituisce un network che permette di tendere verso un equilibrio che in fondo fa bene anche a noi.